Mister, non perdi il sorriso, però dentro secondo me c'è una sorta di vulcano. Dimmelo tu, come stai a livello umorale? No, io sono contento della partita perché questa è una squadra che con la corsa, con la tecnica, con il gioco aveva messo in difficoltà fior di squadre ed era anche in un buon momento. Quindi dal punto di vista fisico più o meno sembravamo alla pari, seppur loro sono un po' più svelti. Quindi nel momento che poi abbiamo dovuto riattaccare, sì che rischiavamo in qualche circostanza di via il secondo gol, però anche lì con la stanchezza che avevamo, poi oggi è capitato tutto oggi, parecchi giocatori che durante la partita accusavano problemi, quindi sono soddisfatto di come si sono comportati, perché poi nonostante il gol preso su una palla da fermo, dove magari è chiaro che quando prendi gol sulla palla da fermo ci sta sempre la bravura degli altri, ma anche un po' di responsabilità. Tutto sommato poi ci siamo buttati un po' scombinati così a cercare di fare il gol, quindi siamo stati positivi, quindi niente da dire. Questo sotto l'aspetto dell'impegno. Mister, ti chiedo, perché ovviamente nel calcio poi non voglio dire la cabala, però si percorre anche il momento mentale e tecnico di una stagione. La mia domanda personalissima: come mai non l'avere scelto Jonathan Alessandro nel momento topico? Ma difatti pure io, perché tra un ragazzo che è andato in tribuna e lui che in settimana pensavo che li faceva giocare a titolare, addirittura uno non ha fatto parte della partita e l'altro non l'ha fatto entrare, perché comunque mi serve parlare di Mantini, immagino. Sì, Jonathan, chiaramente Jonathan per noi è un giocatore che sta facendo bene, però oggi avevo anche l'esigenza di far giocare in casa Piscitella, che comunque è un giocatore forte, e quindi in quel momento ci poteva stare lui, ci poteva stare Piscitella. Ho fatto quella scelta e non avevo molti cambi da fare ancora, perché poi come ho detto abbiamo dovuto fare dei cambi forzati, come l'hanno fatto tra l'altro anche loro, e quindi è andata così. Giulio Dori, come sta mister? Non lo so, perché io pensavo fosse uscito nel senso tra primo e secondo tempo, ma hanno detto che aveva un problema al ginocchio. Adesso non so di quale entità si parla, ma il discorso del collaterale, speriamo che non abbia nessuna lesione, perché suppongo sia stato determinato da una botta, quindi speriamo che non sia un infortunio lungo.